La storia dei Guardamagna comincia nel 1919 con l'arrivo dei miei nonni e all'apertura avevano questo negozio con le due vetrine che adesso possiamo vedere trasformate, ma erano quelle. Alla fine i miei genitori poi hanno preso in mano l'azienda trasformando il negozio, trasformando l'arredamento. Avendo poi noi seguito le loro orme abbiamo di nuovo rifatto il negozio trasformandolo e aggiungendo la pasticceria fresca e la caffetteria bar praticamente, cosa che ai tempi siamo stati dei pionieri, perché in provincia eravamo uno dei primi ad avere questa idea. In forno, in questo forno elettrico di seconda generazione, il forno elettrico ha circa 25 anni, al contrario dell'altro che è con funzione a gas, ha funzionato negli anni precedenti a carbone e poi ha funzionato anche con la legna. E questo invece è il nostro forno centenario, che è stato utilizzato praticamente da mio nonno, successivamente da mio padre e ora viene utilizzato anche da me. La cottura è una cottura molto delicata e si adatta per fare proprio le nostre specialità di pane, che sono la pasta dura e il cosiddetto pane il maialino.